anche nel carrello. Il caro prezzi di settembre al supermercato è cresciuto del 10,9% su base annua, secondo i dati Istat. Tradotto, secondo Coldiretti, significa che ogni famiglia spenderà 650 euro in più all'anno per fare la spesa. Ma quanto costa riempire un carrello? In media una famiglia di 3-4 persone spende 60 euro a settimana, acquistando pane, biscotti, pasta, latte e verdure. Intoccabili carne e pesce freschi a vantaggio dei prodotti surgelati. Persino il pollo è diventato un lusso. Tra gli alimenti che hanno subito una vera e propria accelerata dei prezzi c'è sicuramente l'olio, con quello di semi aumentato del più 60,5%, seguito da burro, margarina e riso. Latte, farina e pasta non fanno eccezione e aumentano di più del 20%, ma non è tutto. Vegetali e frutta registrano rispettivamente un più 16,7% e più 7,9%. Fare la spesa dunque è diventato un salasso che costringe le persone a fermarsi davanti agli scaffali del supermercato per scovare il prodotto più conveniente o l'offerta della settimana. Per almeno il 51% degli italiani e dunque anche dei pugliesi, i rincari hanno costretto ad un cambiamento delle abitudini. Un italiano su due, infatti, è costretto a tagliare il carrello e spesso ad abbassare la qualità del prodotto, non perdendo di vista l'unico obiettivo, il risparmio.